From Gargano, king of the beaches, Bigfoot and Bobby. Yeah, that's a Bigfoot song. The kings of the beach. I'm gonna be from Gargano, represent the Bigfoot son of Gargano every time the son has said. The king of the beach. Bigfoot song! Cool up the vibes that you're playing. Can you play some more? Can you play some more? So here we go, my good vibes. Yo, buonasera a tutti, bentrovati. Quest'ultima puntata di Pull Up Again sulle frequenze di Onda Radio. Siamo sempre noi quelli in studio che ormai conoscete benissimo, tutta la ballotta, tutta la famiglia di Bigfoot Sound al completo o quasi, per presentarvi e per trascorrere con voi un'altra ora all'insegna della reggae music. Puntatona speciale questa sera dedicata al prossimo ospite di Bigfoot Sound qui a Vieste. Per questa volta saremo all'ultima spiaggia, sul palco montato direttamente sulla spiaggia dell'ultima spiaggia. Quella che ci piace di più, no? Quella che ci piace di più e che abbiamo già inaugurato venerdì scorso. Comunque, con una gran serata. E quindi l'ospite l'abbiamo svelato ancora? No, vabbè, ancora sicuramente no. Se avete visionato le nostre pagine Facebook, vi sapete già informati di chi stiamo parlando. Facciamo così: non lo diciamo, mandiamo il primo pezzo e vediamo un po' se lo capiscono. Se i ritardatari, se diciamo gli ultimi arrivati, lo capiscono di chi parleremo questa serata. Comunque, a fianco a me, di fronte a me, l'avete già sentito, è Sally Marshall. Bella ragazzi. A fianco a me c'è Miko Dread. Bella ragazzi. Che ormai stabilmente fa parte della squadra dei microfoni. Mentre di là in regia abbiamo i due. Abbiamo qualche problema, innanzitutto. Quello sempre. I due problemi ce ne abbiamo. Uno si chiama Waileo. Bella Waileo. E l'altro problema si chiama Bruce Wayne. Bella ragazzi. Bella, i registi, no, preziosissimo il loro contributo, come al solito. A Onda Radio fa un bel po' caldo qua, ci chiudiamo dentro le nostre segrete stanze, va, diciamo così, e siamo ovattati. Siamo nell'acquario di Onda Radio. Completamente ovattati e la temperatura comincia a salire, anche perché qui a Vieste comincia a respirare veramente aria estiva. E a proposito di aria estiva, abbiamo uno special guest d'eccezione quest'oggi che ci è venuto a trovare per quest'ultima puntata, per passarla insieme a noi, prima che ospite, un grandissimo amico dalla Russia, ci ha sentito tantissime volte e finalmente è venuto qui con noi in puntata in diretta, Morad Beatbox. Ciao Liu. Bella Morad. Diciamo che è partito con la passione dell'hip hop, però poi si è lanciato in altri... Nella bella vita. Si è dato alla bella vita. 380 18 36 407, il numero di WhatsApp come al solito per contattarci e per rimanere sintonizzati e in connessione con noi per tutta la puntata. E io direi, Bruce, di lanciare il come primo pezzo, detto, come abbiamo qualche detto minuto fa ormai. Esatto. E dopodiché insomma parleremo dell'ospite, dello special guest di questa serata, e vi parleremo un po' di tutta la sua carriera e di tutta quella che è stata la sua formazione musicale. Pull Up Again, Bigfoot Sound, già lo sai come suona. People never let the children cry. Never ever make them fears to multiply. People never let the youth them cry. Fear no one it, fear no one it. People never let the children cry. No make no tear fall down from the eye. People never let the youth them cry. Fear no one it, fear no one it. Me sing about reality, me sing about my vision. Reggae music, roots and culture, me day upon this mission. The biggest man you ever see once a little baby. So the children of today must be loved and educated. Cause Satan's negativity is hiding everywhere. Reaching TV, internet, world, if I think them share. So seal your heart with righteousness and teach them what is true. Look at the woman, her son shot down, you know, one that for you. People now
never let the children cry. Never ever make them feel the multiply. We never let the youth them cry. You know want it. You know want it. People never let the children cry. No make no tear fall down from the my eye. People never let the youth them cry. Press upon the poor man, let them rise and alleviate the stress. Get the news in the streets every day struggling hard. What they want to do is just their best. It's a disgrace to see the children suffering for so long. Politics bring them down in just a bang. I would not want to see the betterment. Fit to get the youths but dwelling at the trench. Them say the when people never let the children cry. Never ever make them fears the multiply. People never let the youth them cry. You know want it, you know want it. People never let the children cry. No make no tear fall down from them high. People never let the youth them cry. You know want it, you know want it. Teach them, load them, run them round. Never let the children cry. Never let the children cry. People never let the children cry. No make no tear fall down from the mind. People never let the youth them cry. You're not wanted. Yeah, you know. Just give them strength, you know, teach them the right way. I still have say love every time, yes. Positivity for the youths, them in all the communities, you know. E questi erano gli Easy Skankers featuring Luton Fire con Don't Let Them Cry. E appunto Easy Skankers con la voce di Rafael, che possiamo dirlo in questo momento sarà appunto il prossimo artista di ospite di Bigfoot Sound all'ultima spiaggia. Rafael. E sarà colui di cui parleremo proprio per riscaldarci un attimino e per entrare nel giusto mood per la serata che ci attende venerdì prossimo, venerdì 26 giugno all'ultima spiaggia. E parleremo di lui proprio per riscaldarci, per far conoscere anche ai meno aficionados, diciamo così, la sua musica, quello che è stato un po' il percorso musicale di questo grandissimo artista che, a dispetto del nome e a dispetto della lingua che parla nelle sue canzoni, è italianissimo e rappresenta davvero un orgoglio per tutta la scena reggae nazionale italiana. Il suo percorso comincia nel 2002, lui è comunque un giovanotto, diciamo così, di 28 anni. Sì, sì, no? È di nato nel 1986 a Savona, quindi di origine ligure, nigeriano da padre di papà e da madre italiana, quindi. Quindi diciamo è un mix, un po' come Lion D, no? Di cui parlammo qualche puntata fa. Qualche puntata fa. Anche lui, come Lion D, appassionatissimo della musica reggae e comunque della musica reggae, ma nel particolare della cultura giamaicana. Infatti subito dopo il 2002 affronta il suo primo viaggio in Giamaica, dove appunto riesce ad approfondire ancora di più le radici e la cultura giamaicana. Beh, diciamo che comunque lui sviluppa a Savona proprio tutta la la sua passione, tant'è che fonda appunto la sua prima band, è stata gli Easy Skankers, con cui tuttora collabora, però poi come vedremo ha avuto un percorso, diciamo, anche da solista, perché viste le sue doti canore e quindi di cantautore eccellenti, effettivamente gli hanno permesso di prendere diciamo anche questa via parallelamente a quella che è la sua è stato il suo percorso iniziale. Quindi la sua band Easy Skankers, famosissima, la conoscono veramente tutti gli appassionati di musica reggae, e Rafael è la prima voce che appunto di cui parleremo quest'oggi. E il pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare fa parte proprio del loro primo album, che si chiama To The Foundation, registrato completamente in Giamaica, come diceva Sally, che diciamo hanno avuto l'occasione di fare questo viaggio, di andare a registrare direttamente lì questo album. To The Foundation è il pezzo che vi abbiamo fatto sentire, era Don't Let Them Cry, non lasciarli piangere, fa parte proprio di questo featuring album con Luton Fire, un grande artista appunto giamaicano, reggae giamaicano, che appunto
avvalora la tesi del rispetto e comunque del valore del che valore avevano e che gli è stato riconosciuto in terra promessa, possiamo dire così. Io chiederei a amico Dved, che sta sudando un po', che cosa ne pensa di tutta questa faccenda. Fa caldo. Fa caldo, niente. No, di poche parole, no, voi lo sapete, anche quando... Per chi ci viene a sentire, per chi ci viene a vedere nelle serate, anche lì, un uomo di poche parole sta sempre lì concentrato, anche quest'oggi lo è, ed è più segnato del solito, perché come lo siamo tutti del resto, perché la temperatura all'interno degli studi di Onda Radio è veramente notevole. Oggi, a proposito, più che mai. A proposito di ciò, noi ci siamo muniti di un po' di birrogeno, però... Vi invitiamo ufficialmente a raggiungerci durante questa oretta e mezza. Se vi trovate a bazzicare delle parti del Molo Sud del porto di Vieste o lì vicino, o se state ascoltando la radio in macchina in giro per il paese o chissà dove, a fare un Kaiser, diciamo così. Dobre pagialo, vedi, druzi. L'interprete russo, sì, per qualche filo russo, diciamo, che si trova in queste parti, può venire qui perché abbiamo l'interprete qui con noi. Cioè, anche, può parlare anche marocchino, francese, quello che volete, ragazzi, non c'è problema. Ma ora, scusa, se c'è qualche turista giamaicano francese che ci vuole dire qualcosa? Sì, non c'è nessun problema. Vabbè, glielo devo dire in francese. Le bienvenue. Bienvenue a Vieste. Madame et monsieur. Vogliono offrire... Avec les jambons. Dai, questo è francese che lo so anch'io, mora. Gli vogliono offrire infatti un posto all'ufficio turistico, sapete di questa cosa. Vabbè, valla a smuovere da Mosca. Infatti sì. Ricordiamo il numero di telefono per raggiungerci virtualmente tramite WhatsApp, che è sempre lo stesso: 380 18 36 407. Scriveteci oppure contattateci anche sulle nostre pagine Facebook, Pull Up Again, Bigfoot Sound e tutti i nostri profili personali. E detto ciò, passerei al secondo pezzo in programma per questa bellissima scaletta, bellissima puntata che ci andiamo a sentire. E il pezzo è, diciamo, prende dalla sua, cominciamo a valutare quella che è la carriera da solista di Rafael. Si chiama What a Blessing ed è scritto sull'Impossible Rhythm di Bizzarri. Lo sentite già sotto per voi, Pull Up Again. Suona così questa sera, Rafael. Già sai. And I feel no blow all around me. My roots deep, so me stand like a big tree. Fly like a butterfly, sting like a bee. Uno can pull me down so easily. I like to be big up all the youths with a good potential. Clean heart, sharp mind are the best credential. No fear of pain, it's a essential. Don't rush things, are you right sequential? Sometimes life feels like a candid camera. Trouble comes so hard for the poor sufferer. But sometimes it depends on your point of view. We still no have no money, but me not feel no blue. Say me wake up this morning with me heart full of joy and me sing, oh, what a blessing. Say me feel like a pygmy with a brand new toy. Oh Lord, thank you for your blessing. And I feel no love all around me. Me roots deep so me stand like a big tree. Fly like a butterfly, sting like a bee. Who no can pull me down so easily. Alright, 10 years me a sing and me still have a rise. When I want for pose big, me no need for tell lies. There's a message in my music and me have to take a tie. And I will make another 10 years pass by. Lord, thank you for your love on me. For my family, me empress and my little pecanine. Bills paid, fridge full, studio almost ready. Happy record, this your tune for Bizzarri family. Let me wake up this morning with my heart full of joy and me sing, oh, what a blessing. Let me feel like a pygmy with a brand new toy. Oh Lord, thank you for your blessing. And I feel no love all around me. Me roots deep so me stand like a big tree. Fly like a butterfly, sing like a bee. Uno can pull me down so easily. Alright, so me big up all the youths with a good potential. Clean heart, sharp mind are the best credential. No fear of pain, it's a essential. Don't rush things, are you right sequential? Sometimes life feels like a candid camera. Trouble comes so hard for the poor sufferer. But sometimes it depends on your point of view. Still no have no money, but me not feel no blue. Say me wake up this morning with me heart full of joy and me sing, oh, what a blessing. Yeah. Say me feel like a pygmy with a brand new toy. Oh life. Ed era il bellissimo Impossible Rhythm, questo proprio di Bizzarri, con cui Rafael ha iniziato subito dopo la sua diciamo la sua carriera iniziale accanto agli AC Skankers, come detto, e ha cominciato a collaborare. Uno dei principali, diciamo, fautori, uno dei principali sostenitori di questa carriera
da singolo è stato proprio Bizzarri, con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, anche di cui abbiamo avuto già modo di parlare durante nella l'intervista puntata di Lion D. Di Lion D, e quindi anche con lui effettivamente si è nata una bellissima collaborazione, tant'è che l'Impossible Rhythm, come abbiamo detto, proprio realizzato da Bizzarri, ha visto la partecipazione anche di Rafael. C'è da dire che però con gli Skankers, prima di chiudere diciamo quel capitolo e di cominciare a parlare della carriera da solista di Rafael, con gli Skankers sono stati due gli album che Rafael ha fatto. Oltre a To The Foundation, l'altro album che ha fatto insieme a loro era il Changes, no? Changes, fatto sì, esatto. Nel 2011, quindi relativamente recente come album. Il secondo album che lui ha fatto dopo qualche anno, in cui ha avuto anche delle diciamo esperienze da singolo, come abbiamo detto. Quindi diciamo sta portando avanti contemporaneamente queste due strade. Degli Easy Skankers c'è da dire che diciamo qua facciamo un po' di pubblicità occulta, però girano insieme a Sista Awa, che è un giovanissimo talento che noi conosciamo che viene fuori da Bergamo, quindi fa parte della Bergamo Reggae Crew o quasi, che è una voce veramente cristallina e bellissima, un nuovo talento in giro per l'Italia. Se vi capita di essere vicino o di ascoltare qualcosa di Sista Awa, fatelo, perché veramente ne vale la pena. Quindi tant'è che adesso proprio gli Skankers la stanno portando in giro per l'Italia in una bella tournée. Qua il caldo si fa sentire, giovani. Si fa sentire. Mico fuma le sigarette, non parla. L'aria si fa rarefatta. Sì, qua è rimasto in Russia. C'è rimasta solo la birra. C'è rimasta solo la birra. E non ci resta che ricordare i nostri amici ascoltatori che comunque raggiungeteci sul molo turistico del porto di Vieste. C'è rimasto da ricordare che la birra finirà prima o poi. Quindi ragazzi, per piacere, raggiungeteci, perché se no qua sarà veramente... Quando finisce anche quella, saremmo veramente messi male. No, diciamo che oggi in realtà siamo un po' tristi, perché È l'ultima puntata. Sì, poi abbiamo un po' paura a finirla, diciamo. Se non paura, un po' di ci tristezza. Ci siamo presi anche una bella cazziata dal direttore oggi, non ce l'aspettavamo, sì, no? Alla fine va bene. Direttore, noi ti vogliamo bene, tu lo sai, è stato un caso. Qualche piccola mancanza, ma che vuoi che sia, fa parte per una della volta faccia, poi, perché, infatti, per una volta. Su 17 puntate? Questa è la 18, meno male, pensavo fosse la 17. Chiudiamo con 18. Bello. Meno male. Alla 17esima è vero, è visto, ci ha detto sfiga. Vabbè, comunque perdonaci direttore, ti facciamo le nostre scuse ufficiali, e ti verremo a trovare quanto prima per darti un abbraccione personali. Andiamo avanti e ci ascoltiamo il prossimo brano, che si intitola No Happy Brothers, sempre di Rafael. Sì, su un bellissimo rhythm che è il Village Rhythm dell'etichetta austriaca Air Vibration Records. Me is a good man, the one in Jeng Zona. Lama cross this your border. Hello, me enter the nation. Feel my vibration. Officer, no offer border. Me is a musician, born a tour, that's why. They are crossing the border. Hey. Officer, no offer border. Check it. From my born, me have this kind of issue. I'm a what's wrong with you? Did you ever see a Rasta man? The one to check the musty shoreman on the strange connection. Are you sure it's alienation? Them check my bag, check my car, check my body. Where you live, what's your job, you did somebody. And if them gonna want some little marijuana, them a bill of proper drama. Officer, no offer border. Me is a good man, the one in things so now. Let me cross this your border. Hello, me enter the nation, feel my vibration. Officer, no offer border. Crossing the border, hey. Officer, no walk the border. I am on a reggae ambassador, highly professional. Music is all I bring. Knock one, check my credential, check my story. Put my profile on your screen. And nothing but good can be said about my name. Fair player, if you check him again. Travel the world on the train, on the plane. Different stages, but the passion officer, is the same. Officer, no walk the border. Me is a good man, the pun in Jeng Zona. Let me cross this your border. Hello, me enter the nation, feel my vibration. Officer, no walk the border. Me is a musician, born a tour, that's why. They are crossing the border. Hey. Officer, no walk the border.
You not to be afraid of me, afraid of me. Me bring positivity, good liberty. This your music is my life, it is my everything. Men are robbing, men are killing, men are smuggling. Consciousness me bring, man a peacemaker. Ignorance me fight, man a conqueror. Just let me in, don't trouble me. Me have a message to bring. Officer, no more provider. Me is a good man, the punning so now. Let me cross this your border. Hell, let me enter the nation, feel my vibration. Officer, no more provider. Me is a musician, pun a tour, that's why. They are crossing the border. Officer, no walk up order. Officer, no walk up order. Me is a good man, the punning thing, so now. Let me cross this your border. Hell, let me enter the nation, feel my vibration. Officer, no walk up order. Me is a musician, pun a tour, that's why. They are crossing the border. Hey. Officer, no walk up order. Questa era Noah Fibradar di Rafael, ricordiamo ospite venerdì prossimo all'ultima spiaggia, non venerdì prossimo, scusate, venerdì 26 giugno. Sì, sì, non il, diciamo l'imminente, quello dopo, esatto. 26 esatto. Giugno, all'ultima spiaggia Free Entry, Bigfoot Sound e Rafael. Abbiamo avuto delle ottime, noi non, purtroppo ancora non lo conosciamo di persone, però abbiamo avuto degli ottimi feedback, perché recentemente ha fatto un concerto a Foggia, no? Sì, sì, e sì. E tutti sì. I ragazzi, tutti i massicci che l'hanno ascoltato sono stati veramente, sono rimasti veramente entusiasti, e quindi non vediamo anche noi l'ora di conoscerlo e di assistere al suo bellissimo live, che sicuramente, insomma, già avete modo di apprezzare durante questa puntata. È un talento cristallino, una bellissima voce e delle liriche piene di contenuti, quindi insomma non vediamo davvero l'ora di conoscerlo e di assistere al suo live, che ci sarà venerdì 26 giugno all'ultima spiaggia Beach, su quella bella spiaggia con l'isolotto, quella che ci piace tanto e quella da cui non vorremmo mai staccarci per tutto l'anno. Esattamente. Allora, dici, Mico, arrivano messaggi. E parla, amico. Arrivano messaggi. Intanto, prima che Mico ci leggi i messaggi, ricordo nuovamente il numero di WhatsApp sul quale potete raggiungerci, che è sempre lo stesso, ma non ci stanchiamo mai di ripeterlo. E quindi 380 18 36 407. Eh sì. Ma di chi è sto numero? Della radio? Eccetto. Della radio. Eccetto. Quindi mo che facciamo? Da quando finiamo noi, poi stop. Si spegne il telefono. Sì. Che adesso, visto che è l'ultima puntata, dalle 22:30. Vabbè, possiamo lasciarlo in custodia a Bruce Wayne, magari, sì, per il resto dell'estate. Sì. E così lui custodirà i vostri messaggi. Parlerete direttamente con parlerete Bruce. Diretto, un filo diretto con Bruce. La nuova rubrica di Bigfoot Sound. Di onda. Filo diretto con Bruce Wayne. Per chi, allora, per chi vuole messaggiare, sì, avanti, facciamo con i messaggi. Allora, avanti, amico. C'è da salutare la compagnia del petto. Sempre presenti, bellissimo. Sempre Luca, presenti. Cesare, Maurone. Grandi, bella, ragazzi, grandi. Un abbraccio. E poi ci arrivano i saluti da Ancona, da Francesca e Roberta. Addirittura. Bella Francesca, bella Roberta, bella Ancona. Bella, grandi ragazzi che ci ascoltate fino da... E da Ancona, la ringhiera del Conero. Ovviamente non sulle frequenze. Sì, bravissimo Sally. Non sulle frequenze 107.2 e 100.9, che sono solo per il Gargano Nord. Mentre loro ci stavano sicuramente ascoltando sul sito www.ondaradio.info, dove vi invitiamo appunto a collegarvi per lo streaming in diretta della nostra puntata di Pull Up Again. O forse ci ascoltano dal futuro, hanno già scaricato domani la puntata di Pull Up Again su SoundCloud. Sì, infatti. Chissà, ti immagini, può essere. E vabbè, con i poteri, infatti, di Bruce Wayne. Di Wileo. Che questo è Wileo. Sì, sì, quello è come il lato scuro della forza conferito a Wileo, no? Che oltre a fare un saccaccio di domande, c'è anche i superpoteri. È vero. Probabilmente la puntata, prima ancora che si facesse, lui l'ha già caricata su SoundCloud. Esatto, chi lo sa. Esatto. Vabbè, torniamo a parlare di Rafael. Vi facciamo ascoltare un altro bel pezzo. E anche questo molto foundation, lo capirete già dal titolo. If Ja is with you, se Ja è con te, sul Rabadab Market Redeem. Tutto per voi. Viva, you can cross. There's no servants and no boss. Only women can know lies.
it jives with you, it jives with you. The ocean you can sail, there's no prison and no chill. You will rise and never fail. It jives with you, it jives with you. A truth me a chat and no lie me a tell. Redemption a come, it a ring in your bell. Come out of iniquity, let's nail out your shell. Or keep living bad and go burn down to hell. No, I feel be wise and follow the Father. No temptation, but no what for bother. Show you the rise if you keep living right. Let your light shine and wipe away the night. Open your eyes and look deep inside yourself. Don't you see evilness I go down you? Put down the gun and the knife, stop killing. Stop selling soul and stop the drug dealing. Remember me tell you, you get what you're given. Life without joy like a song with no rhythm. It never too late, so repentance are living. Flesh and spirit must be willing. Yeah, no river you can cross. There's no servant and no boss. Only women got no laws. It jives with you, it jives with you. No ocean you can sail. There's no prison and no chair. You will rise and never fail. It jives with you. You can climb the highest mountain and swim in the deepest sea. You can overcome your problems and achieve a higher degree. Cause if the Lord is with you, no one can be against you. Tell again, if the Lord is with you, no one can keep you down. And in no river you can cross. There's no servant and no boss. Only women got no laws. It jives with you, it jives with you. Ocean you can see, there's no prison and no jail. You will rise and never fail. It jives with you, it jives with you. It's a message for my brethren, it's a message for my sister, it's a message for the black man, and it's a message for the white man. Oh, me I tell it to the rich man, me I go tell it to the poor man. Ok, 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 e questo è sempre Rafael. Questo brano che avete appena ascoltato si intitola If Jah is with you, se Dio è con you, te. If Jah is with you, bellissimo, no? Bello anche questo, davvero molto impegnato anche Rafael nelle sue liriche, come abbiamo già detto. Non stiamo seguendo questa sera un vero e proprio filo cronologico come facciamo infatti di solito. Infatti siamo appena per fare un salto nel passato, tempo. Andiamo un attimo indietro, ritorniamo a proposito della puntata di Sanco, della, no? puntata della macchina del tempo. Torniamo nel 2004, dove appunto con gli Easy Skankers inizia ad affermarsi non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Infatti partecipa per 2 anni consecutivi, nel 2004 e nel 2015 al Rototom 2005. Sì, scusa, è che quando vede il 5 ormai parte la decina prima. Quindi nel 2004 e nel 2005 appunto gli Easy Skankers che si esibiscono al Rototom Sunsplash. Quando ancora era una cosa italiana, no? Esatto, esatto. Era ancora quel bel festival che ci piace ricordare. Di Osoppo in provincia di Udine. Che che per colpa di un pezzo di merda. Vabbè. Come si dice? No, dillo russo, ma va, così non ti posso dire niente. Gli Ibanoti. Ok, Giovanardi Ibanoti, lo possiamo dire, dai. Quindi 2004-2005 esibizione a Rototom Sunsplash. Invece nel 2005, dopo il Sunsplash, hanno l'onore, il piacere, e lo dico con un pizzico di invidia anche, di aprire uno degli ultimi concerti del compianto ormai scomparso Desmond Dekker. Ragazzi, mica niente. Una roba non da poco. Mica niente. No, poi 2006 Arezzo Wave. Vincono il contest la band vince il contest dell'Arezzo Wave. Anche quello, un grandissimo festival che noi abbiamo avuto modo di vivere pure dal vivo. Io andavo a vedere la Vezzo, vi sai, bellissimo, bellissimo, grande, me lo ricordo quando bellissimo, me lo racconti sempre. Bellissimo. E sempre lo stesso anno, sempre il 2006, partecipa a un'altra manifestazione canora molto importante a livello italiano, che è il concorso per le nuove voci e i nuovi volti di Castrocaro. E si classifica appunto tra i primi 12 tra un migliaio di partecipanti da tutta Italia. Bah, mica niente, esattamente. No, assolutamente. È fatto, quindi diciamo che un excursus davvero è proprio cantante. Davvero ecco, diciamo proprio cantante, così. Quindi ha fatto anche lui la sua gavetta. Esatto. Non ha fatto magari l'underground come ci si aspetta da altre persone. Comunque, come anche
diciamo, sempre possibile in questo, in questi generi musicali. Sì, poi tante volte, diciamo, quello che rischio che si corre in questi casi è sempre quello di lasciarsi prendere un po' troppo dal mainstream, no? Perché comunque Castrocaro è una vetrina come Castrocaro, comunque anche la Rezzo Wave, può essere sempre soggetta alla possibilità che ci sia qualche discografico che ti prende e ti porta lì a casa. Invece Rafael, comunque lo vedremo adesso, noi già lo sappiamo, e ha seguito fa comunque tutto un altro giro. Esatto, un po' più lungo, ma sempre molto formativo, in cui l'indipendenza e la sua la volontà di fare la sua musica, insomma, ha avuto da padrone. Ok, ci sono i nostri corpi che invocano il prossimo brano che si intitola Cool Breeze. Sempre Rafael, la pull up again con sto caldo pazzesco. Cool Breeze, ce la siamo proprio chiamati questa, vai ragazzi. Cool Breeze, Rafael. Pow. Cool breeze a blow in a yard tonight. Rubber dub dancing and candlelight. Spin the tune, my selector. Better vinyl than laptop. Y'all them a one like a dance contest. Black beauty queen of the best. Will I come again, my selector? Going up here, no inspector. This a ragamuffin from the east. Put me on your things to be checked soon, Lisa. A reggae music blows away all the mist. Bass drum a heavy so you can't resist. Rockers are playing from 9 till noon. No wicked artist gone too soon. I miss it, put up on the lighter. Let's pay the tribute to the elders. Cool breeze a blowin' a yard tonight. Rubber dub dancing a candlelight. Spin the tune, my selector. Better vinyl than laptop. Y'all them a one like a dance contest. Black beauty queen of the best. Will I come again, my selector? Going up here, no inspector. Another week just passed. Friday night and nobody feel frost. From the school boy to the don to the rass. Everybody wanna feel fun and relax. But party a mad cool breeze from the sea. Sound system runs, people feeling irate. Me singing a style, select a juggling. Police man a come fill up the tent. Cool breeze a blowing a yard tonight. Rubber dub dancing and candlelight. Spin the tune, my selector. Better vinyl than laptop. Y'all them a one like a dance contest. Black beauty queen of the best. Will I come again, my selector? Going up here, no inspector. Them self to drop the microphone. Them self to turn down the volume. Them self to turn down the system. Me now put it down. No, we're not taking no moderation. We're not fear intimidation. We bring peace and love to the nation. And Babylon chants a vibration. Cool breeze a blowing a yard tonight. Rubber dub dancing and candlelight. Spin the tune, my selector. Better vinyl than laptop. Y'all them a one like a dance contest. Black beauty queen of the best. Will I come again, my selector? Going up here, no inspector. Cool breeze a blowing a yard tonight. Rubber dub dancing and candlelight. Spin the tune, my selector. Spin the tune, my selector. Così dice Rafael in questo bellissimo pezzo che noi abbiamo, a quanto pare, già scelto come possibile da plate, no? Ce lo facciamo fare, Sally? Sì, soprattutto in questo momento. Colpi su tutta la vita proprio, no? Sto caldo infernale che abbiamo qua a Onda Radio. Ragazzi, la birra sta finendo, veniteci a trovare. Veniteci a trovare, che magari ci fermiamo un altro po' dopo la puntata di Pull Up Again insieme qua, che fuori fa un po' più fresco che dentro. Fuori si sta veramente bene. Piazziamo una cassettina fuori e stiamo in compagnia ad ascoltare della musica. Magari reggae, sì. Ovviamente, no? Musica certo. Reggae, quella che ci piace tanto. 380-1836-407. Anche per darci semplicemente il vostro sostegno, perché qui si sta soffrendo veramente, ragazzi. E lo si fa, cioè, per voi. Morad viene, esatto, da meno 5, Mosca voi. Che ci sta meno 5, meno 4. Dai, ci sono 10 gradi, 10-12. Bella, te la passi bene, bah, ragazzi. Al fresco. Un po' troppo, un'ofelpa. Ci vuole. A proposito di ofelpa, salutiamo. Salutiamo i nostri amici di San Nicandro, grandissimi. Oh, bello. Esatto, qui abbiamo. E oltre a venire dal Marocco, dalla Francia, da Mosca. No, aspetta, oggi è diventato ufficialmente cittadino di San Nicandro. È vero, ha preso la residenza. La cittadinanza San Nicandrese, dopo tante peripezie, no? Finalmente cittadino italiano di San Nicandro Garganico.
Salutiamo tutti gli amici di Sanni Canto Garganico che ci ascoltano. Sappiamo che Onda Radio è molto presente anche lì, tant'è che ci sono tanti Gargano Nord. No, vabbè, ma c'è anche una sede staccata di a Sanni Canto, dove vero, ci sono tanti tanti ragazzi che comunque si occupano di fare puntate. Noi li ascoltiamo sempre, di portare avanti i loro programmi, li salutiamo davvero con tanto affetto. E passiamo avanti, che possiamo dire in più di Raphael? Ah, okay. Possiamo dire proseguiamo un po' con gli anni. Eravamo rimasti al 2007, passiamo al 2008. Abbiamo detto che ha registrato noi nel 2007 proprio To The Foundation, il primo album. No, quello era il 2008. 2000, pardon. Cazzo, hai fatto una botta tipo alla Waileo. Scusami, vabbè, me l'hai fatto in faccia, perdonami. Comunque nel 2008 con gli Easy Skankers vanno appunto a Kingston a registrare il loro album che si intitola To The Foundation, che vede le collaborazioni eccellenti di Michael Ross, Lutan Fai e Mr. Perfect tra gli altri, prima, esatto, no? E oltre a queste collaborazioni artistiche, diciamo, c'è una collaborazione tecnica che è abbastanza, oltre che curiosa, fa capire il livello di impostazione del lavoro, che infatti voglio raccontare che il To The Foundation album è stato registrato presso il leggendario studio di registrazione di Kingston, che è il Tuff Gong. Ragazzi, dove chi ha visto passare tutti gli album di Bob Marley, tutti i mostri sacri della reggae music giamaicana. Cioè, praticamente, ragionandoci un attimo, questo ha cominciato così per gioco nel 2002. Dopo sei anni si è trovato a registrare al Tuff Gong Studio a Kingston. Esatto, in pratica il più famoso studio di registrazione della Giamaica. Manco sarebbe messi, come quello di Abbey Road a Londra, dei Beatles, esatto, no? Esatto, per la pop, no? Per la esattamente, musica. Esattamente. E quindi, diciamo, hanno registrato a Kingston, ma il lavoro è stato, l'album è stato masterizzato, è stato masterizzato a New York da un altro mostro sacro appunto dell'ingegneria del suono, che è Roland McDermott, che appunto è stato ingegnere del suono degli album di Damian Marley, Julian Marley, Gentleman, Junior Kelly, insomma, è così. Esattamente. Robette così. Quindi, diciamo, Raphael si sapeva che avrebbe avuto già dall'epoca, avrebbe avuto una carriera assolutamente di livello. C'è da dire che comunque tutti gli artisti italiani o europei in generale che hanno un ottimo possesso della lingua inglese e del patois, comunque sono destinati ad avere un gran successo, perché comunque il hanno mercato, qualcosa di diverso. Il mercato europeo è un mercato importante, e diciamo con loro, con la loro presenza sul territorio, comunque possono dire veramente la loro, e lo stanno facendo. Un'altra piccola chicca di sempre quest'album, che si intitolava To The Foundation, è stato, veniva poi successivamente distribuito in Italia dalla Giamecchia Self Music, che, di cui mi piace ricordare il punto vendita di Milano in via Porro Lambertenghi, dove io e l'ammiraglio Tonzo facevamo diverse capatine per andare a scegliere i dischetti. Un saluto, e ne approfittiamo ammiraglio, per salutare l'ammiraglio Bergamo. Grande ammiraglio. Eccolo. Che tra poco ci raggiungerà in pianta stabile qui a Vieste, una banca pochissimo, e ci sarà anche lui fisso con noi all'ultima spiaggia per regalarvi un'altra bellissima stagione, quella del 2015, dal titolo Still Blazing, per tutti gli amanti della reggae music del Gargano e oltre. Next tune, passiamo Next avanti tune, e sempre vi facciamo ascoltare il prossimo pezzo, che è appunto un filologico anche con quello precedente, Cool Breeze, Till a Morning, il prossimo brano sul Wet and Far Rhythm, tutto per voi su Pull Up Again. Everybody wanna have some fun tonight until we are running. Select a play a good version. Till a morning sun, till a morning sun. All the girls them went to the floor. You know since them I want some more. Feel the mix is a dance galore. It's a nice for sure, it's a nice for sure. DJ, come on. We want to dance even under the rain. Dance till we feet and we legs them a strain. This junior boss in a UK and Spain. Higher than Blaine. Hear the refrain. Operator, put a little more gain. Your chest vibrating and hulls of your brain. Y'all them a taste sweeter than sugar cane. Oh yeah. Everybody wanna have some fun. Tonight dance all we are running. Select a play a good version. Till I'm on and sun. Till I'm on and sun. All the girls them went to the floor. You know sister them I want some more. Feel the mix is a dance galore. It's a nice for sure. It's a nice for sure. Hold on, pull up. This junior man did to make me jump up. Yes, Lena go on like it now one for stop. Nice girl them drink Red Bull on the rocks. Engine pan top. Roda version. I grab the mic and make a rubber dope dope. I see the girl them nice. No man them a steer. Come here a good one. Me one fish here. Everybody wanna have
nice for sure. Everybody wanna have some fun. Tonight dance all we are on. Select a play a good version. Tell a man and son, tell a man and son. All the girls them went to the floor. You know sister them I want some more. Feel the mix is a dance galore. It's a nice for sure, it's a nice for sure. Yo 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 yo. Siamo tornati. Viva Rafael, viva Pull Up Again, viva Onda Radio. Al volo perché siamo usciti un attimo a prendere aria che qua veramente non si può respirare. Però io direi che passeremo il resto della serata fuori. Sì, portiamo i microfoni fuori infatti adesso ragazzi. Facciamo la puntata da fuori perché veramente là si sta bene. Se avevate un buon motivo prima per raggiungerci, ora ne avete due perché magari possiamo condividere il microfono tutti insieme. Raggiungeteci. No. Ecco, siamo tornati sempre. Siamo tornati quelli di prima, quelli della puntata scorsa. Questa boccata d'aria ci ha fatto bene a quando fa. Sì, sì, come quando arrivi in foresta per i finestrini. Ti ci assopisce un attimo. Ci squaglia piano, possiamo dire. Bene, andiamo avanti, parliamo sempre di Rafael, questa puntata, questa 18ª e ultima puntata per questa, diciamo, fase di Pull Up Again. Rafael, che vi ricordiamo sarà ospite di Bigfoot Sound a Vieste all'ultima spiaggia venerdì 26 giugno. Venerdì, non mancate, free entry, non si paga niente, potete solo venire con un paio di infradito ai piedi. Esattamente, noi balliamo sulla spiaggia. E gli occhiali da sole per la mattina dopo. Per la mattina dopo, no, non vi mettete tacchi, non vi mettete niente. Noi, come diceva Rafael nell'ultimo pezzo, tiriamo sempre Till the Morning. Till the Morning, ci piace tanto. Vedere il sole sorgere da dietro l'isolotto dell'ultima spiaggia è un'emozione unica che noi viviamo ogni volta e ogni volta sempre rinnoviamo con tanto tanto piacere. Benissimo, allora, dimmi Mico. Appuntamento saluti. Ah, ecco. No, ecco, momento saluti. Sì. Momento serietà. Momento Mico. Momento. Il Mico momento. Vai. La rubrica dei buonasera, saluti gente. Di Mico. Buonasera, Mico. Buonasera, gente. Dai. Allora, devo salutare Piero, Mascia. Grande Piero. Pierone. Big up il Caffè del Mare, diciamo, ci ha pure supportato. Grande, un ringraziamento a tutti gli sponsor di Bigfoot. Ecco, davvero. Mercoledì 23 suoneremo lì. Ah, ecco, facciamo il pre serata. Quindi mercoledì 23 Caffè del Mare, un piccolo DJ set proprio per di introduzione alla serata di Rafael. Faremo una delle puntate, una delle, diciamo, delle date che sono previste al Caffè del Mare. Grazie a loro per il loro contributo, perché ci hanno permesso di mettere in piedi una programmazione davvero da urlo. Non vi svegliamo chi sarà il super ospite, però quello che vi possiamo dire, abbiamo un super ospite il 6 agosto in ballo, che è un qualcuno, uno degli ospiti che abbiamo già trattato in una delle puntate di Pull Up Again. Quindi c'è un parterre di 18 nomi, allora, tra cui potete scegliere. 17, tolta quella di Bigfoot della volta scorsa. Tolta quella di Rafael. E tolta quella di Rafael, esatto. Ah, e di Scavamucci pure, che abbiamo già esattamente, fatto. Quindi 15 nomi avete. Togliamo anche i Torreg, che li abbiamo già fatti. Guarda quanto siamo fatti. Dai ragazzi, è sempre più facile. Ma rimane sempre qualcosa di pesante e di grosso. A me qualcosa già mi hanno accennato, quindi però non vi rivelo nulla. Ma va detto è un segreto che porterà con lui in Russia, nella steppa. Magari se riesco faccio un salto, ma glielo dice solo a Vladimir. No, meglio di no ancora, magari se lo porta ad aprire i mondiali, vabbè, quelli sono del 2018, però magari se lo ruba. Cioè, ma non in Luxuria. No, assolutamente. Mamad infatti stava pensando di tornare anche lui di nuovo il 6 agosto proprio per questo ospite, è vero Mamad? Vabbè, ci stavi pensando, ci stiamo allargando perché abbiamo detto la data, Silvio, è il 6 agosto, l'avevamo già detto. Sì, l'avevamo questo già lo possiamo dire, il 6 agosto. Sì. Vabbè, dai, comunque basta prima che ci sfugge qualcosa. Volevo dire il fatto che Mamad vuole venire con il jet privato a tevare sull'isolotto e viene a fare la serata, poi se ne va di nuovo. Io invece vi volevo ricordare il numero di telefono sul quale ci potete raggiungere via WhatsApp, che è sempre quello 380 18 36 407. A quale ci ha scritto Piero, no? Piero e insieme a chi più, prima. Mico? A Gianluca e Pierpaolo di Vieste. Di Vieste. Bella ragazzi, bella, continuate Gianluca, ad ascoltarci, bella Pierpaolo, perché ci resta poco tempo per stare insieme sulle frequenze di Onda Radio. Voglio fare una domanda al nostro responsabile dei saluti. Come si chiamano le amiche di Ancona? Roberto e Francesco. Grande amico. Bene. Andiamo avanti, ci sentiamo un altro bellissimo pezzo di Rafael. Questo viene fuori da uno
dal suo principale lavoro da solista che ha fatto, che si chiama Mind vs Art, che di cui vi parleremo ampliamente nel proseguo della puntata. Adesso ci andiamo a sentire una delle big tune dell'album, che si chiama Sound Blaster. Boom bang, dele bang, dele 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 bang. New sensation in a town, you come down. Come for what we are the fear. You think I joke me, I'm a boom bang, dele bang, dele 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 bang. New sensation in a town, you come down. Come for what we are the fear. I'm not joke me, I'm here. So much mix up in the reggae music nowadays. Everyone with their love wanna start to play. Download MP3s, get thousands a day. I picture down, post up, and your sound on the way. Once it was for passion, now it's for vanity. Once it was for music, now it's only for money. Used to be culture, now it's only swaggering. People used to dance, now them only daggering. This one for boys and getting a bling bling. Girls, them a rough chatter for just one thing. Bad, them a bad, there is no good feeling. Slack, them a slack, and there's no repenting. Shout, them a shout, and then things that them sing. Copy and paste, them feel like creating. I see them fragile like a ceramic ring. All right, blow sound on me and tap the ring. Boom, bang, diddly, bang, diddly, 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 bang. New sensation in a town, here comes a humble wobble, we at the theater. Think I drove me on me. Boom bang, diddly bang, diddly 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 bang. New sensation in a town, here comes a pump a wobble, we at the theater. I'm not joking, me on me. If this a reggae, me a reggae artist. Take out my name and my face from the list. Big up a listen, analyze and critic. Sometimes it's good to be a little cynic. Well, this your music needs a serious clinic. And so me link a specialist like Sireta. We a go start from the snare and the kick. Then we go put a nice baseline on it. Just like a house, we start from the foundation. Recover big shape and our creation. It a go come like a brand new sensation. Positive vibes in a each and every nation. Big me to granny different generation. No Muslim master and a no more plantation. Used to get wiped, now we whip good vibration. And bugger why you have to get long vacation. Bang, diddle, bang, diddle, 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 bang. New sensation in a town, here comes the come for what, but we at the fear. You think I drove me, I'm here. Bang, bang, diddle, bang, diddle, 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 bang. New sensation in a town, here comes the come for what, but we at the fear. Joke me on me. Well, I'm a guy ready to touch the road. Many other places waiting for me, rumba dumba. I could go to London and send a break stand. Go back to Jamaica, all a vibe in Poland. I could go to Nigeria and fail the motherland. I could go to America and say what I want. Rasta is my liberty, freedom my brand. Solid as a rock, right here, so me stand. Whoa, 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 oh, 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 oh. It's Raphael. Oh, God. Still, little, 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 oh, yeah, yeah, yeah. One more time. Boom, bang, little, bang, little, 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 bang. Ok, ok, ok. Sound questa Blaster. Sound Blaster di Raphael, Pull Up Again, Onda Radio. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno raggiunto da poco qui, Nicolino, Giorgio, i nostri amici carissimi siciliani che da finalmente apro. Finalmente, no? Water Summer Park si chiama, tra il Paradiso Selvaggio e Lido Oasi. Questa Navieste ci abbiamo una figata pazzesca. Noi siamo stati un'attrazione tra le poche in Italia, possiamo anche dire, no? Sì, sì, assolutamente. Noi siamo stati, diciamo, designati contro nostra voglia, no? Se assolutamente, noi non ci trascineranno, ci verranno a prendere uno ad uno nelle nostre case. Siamo stati designati come collaudatori di questa ufficiali figata pazzesca, no? Seriamente, noi siamo felicissimi di andarci. Non vediamo l'ora, porca miseria, lasciamelo dire. Perché ci saranno una serie di giochi acquatici, diciamo così, installati appunto in mezzo al mare, gonfiabili, installati in mezzo al mare, dove sarà possibile accedere e, diciamo, spassarsela come matti. Storie di salti, capriole, noi li collauderemo, sicuramente andrà tutto bene.
quindi vi invitiamo. E se va bene per noi, sicuramente va bene per voi. E non è non tanto per il fatto che sono belli i giochi, ma quanto per il fatto che li abbiamo collaudati noi. Voi ci dovete venire. No, vabbè, perché comunque sono delle gran persone, simpaticissimi i gestori e i ragazzi che troverete lì ad accogliervi. Avete modo di vederlo. Quindi da sabato, abbiamo detto da ufficialmente, sabato. Quindi Water Summer Park, ragazzi, non ve la perdete, perché bella, questa è una figata pazzesca. È arrivato anche il nostro stupino immancabile, il buon Franco. E un saluto particolare lo devo fare anche a Gigia, che ci ha appena scritto, ha detto che purtroppo è dovuta ritornare a Pescara, sta preparando due esami per domani, quindi noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutta Pull Up Again, perché sicuramente andrà bene e non vediamo l'ora di riaverti qui sulla VS Coast, come ci hai appunto detto, sulla VS Coast, per poter passare delle bellissime serate in nostra compagnia. Che vogliamo dire, qualcos'altro in più, Sally, di Rafael? Sì, sì. Diciamo, passiamo avanti, ci eravamo fermati al 2009, sì, durante il quale il suo album veniva appunto distribuito in Italia dalla Giamecchia Self Music. Mm-hmm. Andiamo al 2010, dove Rafael e gli Easy Skankers continuano la promozione dell'album To The Foundation, e Rafael si esibisce in diversi showcase, oltre diciamo alla formazione di band, no? Esatto, in DJ style, con tanti sound di diverso valore, diverso spessore, fino ad arrivare a trasferte piuttosto importanti nel Regno Unito, tra cui spiccano quelle di Birmingham e di Londra. C'è da dire che questa faccenda della lingua è comunque sempre un valore aggiunto, ecco, per gli artisti italiani che comunque parlano la lingua hanno veramente porte aperte dappertutto. Esatto. E come dicevamo prima, tra gli altri progetti che sta seguendo in contemporanea c'è anche quello con l'amico cantatore Zibba, che si chiama Double Trouble. È un progetto, un tributo a Bob Marley in un duo acustico, esatto, che appunto porta avanti dal 2010 insieme a Zibba, a cui appunto si è aggiunto Bunna. Esatto. Ah, è vero, si è aggiunto Bunna degli Africa United, un altro grande mostro sacro della scena reggae italiana, con cui ha avuto modo con gli Africa United, proprio ha avuto modo di collaborare, non ultimo è proprio uno degli ultimi degli ultimi video usciti, proprio vede la collaborazione degli Africa United insieme a Rafael. Andatevela a cercare un po' su YouTube e guardate, il sound è anche abbastanza particolare, sì, quindi vale la pena di vederlo. Il secondo album degli Easy Skankers è stato registrato negli studio degli Africa United, è stato registrato e mixato negli studios degli Africa United, di quel pazzo di Madaschi, no? Di quel pazzo di Madaschi con cui... gente molto tranquilla, gente che ne sa poco di musica. Esatto. Comunque gli Africa United veramente sono una fucina di talenti, anche perché insomma Mellow Mood vengono anche fuori dalla loro fucina, dal loro background, e quindi Mellow Mood, che sono uno dei principali gruppi reggae italiani, anche loro che stanno avendo un successo veramente continentale, perché stanno girando veramente in lungo e in largo tutto il nostro continente, quindi big up gigante agli Africa United, a tutto quello che loro fanno per la reggae music, quindi a Bunna, Madaschi, lo stesso Paolo Baldini, no? E tutta la ballotta che gli gira attorno. A posto, va bene. Proseguiamo con il prossimo brano. Sì, lo lasciamo addirittura ce lo chiede lui, ragazzi. Avete qualche saluto? Sì. Stavolta devo salutare io, Martina. Vai, Martina. Quindi lo saluti proprio tu. Bella. Martina. E siamo i mezzi di Onda Radio anche per scopi personali. E va bene così. Ciao Martina. Ti saluto, amico. Ti salutiamo anche noi. Anche ci non noi. Possiamo che unirci al saluto di no, Mico. No, anche se a noi non ci volevi salutare. Non lo so. Vabbè. Però noi ti salutiamo. Cioè, che dice che voleva salutare solo a lui. Okay. Noi ti salutiamo. Bello. Noi ti salutiamo lo stesso. Ciao, cioè, siamo educati, no? Bravi ragazzi, gabbati. Quindi, vabbè, Mico. Il prossimo brano è Mico Dread. Allora, il pezzo è Police in Helicopter. Un tributo, esattamente, a John Holt, che è un grandissimo artista scomparso l'anno scorso, il 19 ottobre. A cui Rafael ha voluto dedicare questo pezzo, questo rifacimento del suo famosissimo Police in Helicopter. Ve lo sentite tutto qui su Pull Up Again. Le frequenze sono quelle di Onda Radio. Bigfoot Sound nel posto, suona Reggae Music con Tonight. Le mani alzate. Police in Helicopter. We're gonna burn down the gin field. If you continue to burn down the herb, we're gonna burn down the gin field. Original release in 1983. John Hall, John Jalas, Big John Pan Green's leave. Police and Helicopter still a fight ganja tree. In this year new millennium 2014, brother John passed away, now it's time to tribute. Respect is due, all the soldiers salute. 1,000 bullets in the air today, down the high gun, but the music will stay. Police and Helicopter, search
the marijuana. Searching everywhere. Policeman in the streets. Searching for galleries. But if we continue to burn up the herb, we're gonna burn down the green field. If you continue to burn up the herb, we're gonna burn down the green field. 1947, man was born in Kingston. Musical debut with the man Leslie Gang. Enough experience with the group Paragon. Then John Reddy, Ferry solo record. Studio One, Treasure, I Troy and Dynamic. Everyone's crazy with John Hall music. King Midas, every song a golden hit. Feel this your tribute for a vibration beat. Police in helicopter. I search for marijuana. Policeman in the streets. Search them the dolly weed. But if we continue to burn down the herb, we're gonna burn down the gin field. If we continue to burn down the herb, we're gonna burn down the gin field. Yeah, we're not trouble your banana, we're not trouble your gun. We're trouble your pimento, we're not trouble your water. Say, we're not trouble your banana, we're not trouble your gun. We're not trouble your pimento, we're not trouble you at all. Watch Colorado, them a legalize it. Uruguay, California, legalize it. Down a whole long, long time, herb is free. Herb at the yelling of the community. Police in helicopter. I search for marijuana. Policeman in the street. Searching the gallery. But if they continue to burn up the herb, we're gonna burn down the gin field. If you continue to burn up the herb, we're gonna burn down the gin field. Yo, police in helicopter. E se continui a bruciarcela, noi continueremo a ripiantarla fino a che tu non ti stancherai. Dedica esplicita a qualcuno che ha le forze e i mezzi per girare in elicottero. Ma chi è Morad? No, no, vabbè, lui è Jet. Lui c'è il jet. Scusa, è troppo alto per dotare certe robe. Esatto. No, no, comunque anche molto bella questa versione di Raffaele, dedicata a John Holt, appunto scomparso l'anno scorso. Come detto, non stiamo seguendo un filo cronologico, diciamo, dei pezzi, però ci piace, diciamo, vederlo nel complesso, l'operato, sì, di Raffaele. Anche perché ha fatto tantissima roba, come vi abbiamo, esatto, raccontato, i diversi progetti che stanno ancora girando in contemporanea, diciamo, anche in giro per l'Italia e per l'Europa. Detto prima, infatti, da Selly, no, sapete, non, siamo arrivati al 2010, non ultimo, poi successivamente nel 2011, dopo un po' di carriera da solista, quindi pure le collaborazioni con alcuni sound system, lui ritorna all'interno degli Easy Skankers a collaborare con gli Easy Skankers per scrivere il secondo album di cui vi abbiamo già parlato precedentemente, che è Changes, che appunto è quest'album fatto con gli Africa con United, registrato e mixato, esatto, presso il loro studio. Tant'è che con questo album a maggio la band si aggiudica la finale nazionale del Rototom Sunsplash Reggae Contest, che in questo caso è purtroppo passato e scappato in Spagna, e quindi non era più, diciamo, non si teneva più in Italia. Ma il Reggae Contest invece, esatto, si teneva in Italia al Magnolia di Milano, un locale che si trova vicino all'Idroscalo. Tant'è che poi sono andati appunto sia Rafael che gli Skankers a disputare le finali al Razzmatazz Club di Barcellona, che noi conosciamo bene, diciamo così, non diciamo altro. E avremmo potuto conoscere meglio. Classificati al quarto posto, che diciamo che avremmo modo di conoscerlo. Mai dire mai. Sì, sì, sì. No, comunque l'hanno portato in giro, hanno fatto un sacco di live, anche quest'album ha riscontrato un ottimo successo per quanto riguarda appunto Rafael e Easy Skankers. Dopodiché lui, più avanti, vi abbiamo già parlato prima di Mind vs Art, che è proprio questo album da solista che ha fatto, che l'ho visto collaborare con quell'etichetta che è High Vibration Records, che è un'etichetta austriaca che ha prodotto tante bellissime rhythm, appunto, che ha preso Rafael tra il suo pacchetto di artisti con cui ha collaborato e con cui ha scritto, appunto, ha realizzato questo album Mind vs Art, di cui abbiamo fatto ascoltare il pezzo precedente, che era Sound Blaster.
Direi di andare avanti adesso e poi vi daremo le ultime chicche sulla carriera di Rafael. Andiamo avanti, non prima di ricordarvi ulteriormente che Rafael sarà ospite di Bigfoot Sound all'ultima spiaggia venerdì 26 giugno. Venerdì 26 giugno, free entry all'ultima spiaggia beach. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Rafael col già citato Lion D, sempre sotto, diciamo, l'alone, la copertura di Bizarre Records. Ci sentiamo sul Pretty Luxury di un bellissimo pezzo che si intitola Catch the Vibes. Lion D e Rafael su Pull Up Again, Onda Radio. Raphaela sing a lion, the ADG. We have to bring back the atmosphere. It's not no good for the boys and girls. Operator said that tin, tin, tin. Set it up on the bell, it's a ring, ring, ring. People out in the streets, oh, and we all have a till the morning. I saw we tweet, I saw we tweet. We must have jump, jump, jump. Not till afternoon, no. Take it up to the moon, oh, catch the old time vibes, celebrate our school. All right. Wadada then, wadada then, then. Hey, skibble bop, skibble bop, yeah. Smoke, catch the old time vibe, celebrate our school. Come here, say, this your vibe can't down. He can't down, make we have some fun. Hey, some fun, this your dance can't down. He can't down till a morning come. How here, say, me love how the girl them wine over me. Gears run heavy, rubber on me gently. Say, we're catching the vibe so right. It's like 96 degrees tonight. Alright, selecta a flash it in a old time style. We da feel light, everybody I recommend we go on till a morning light. Let's get together and all unite. Alright, come here, Rafael. Forget your worries and your strife. We all a vibe. Cause this your sound will make you fly. Alright. Operators at the tin, tin, tin. Dance and bell, it's a ring. Ok, 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 ragazzi, e questa era Catch the Vibes, Catch the Vibes di Rafael, Pull Up Again, Onda Radio. Mentre qua continua ad arrivare qualcuno che porta da bere, ma ha avuto la brillante idea di non portare della birra fresca al 16 giugno. Questo è il guaio. Bensì una bottiglia di grappa. Come diceva quel noto filosofo della corrente filosofica barese, ci è calla birra. No, gli è grappa. Mo c'è la birra calda, abbiamo la birra calda, ragazzi, veniteci a aiutare, vi prego. Aiutateci anche perché la vorrebbe bere anche Morad per festeggiare la sua cittadinanza italiana, ma non lo può fare perché la birra è calda e quindi non possiamo fare. Tornando al discorso di Rafael, tornando un po' più seri, no, devo segnalare veramente questo connubio di voci bellissimo di Lion D e di Rafael, e tutti e due insieme, veramente di livello. Catch the Vibes, un bellissimo pezzo che speriamo che Rafael ci regalerà anche dal vivo venerdì 26 giugno all'ultima spiaggia beach. Detto ciò, oltre a ricordarvi il numero di telefono, amico, c'è qualche saluto da fare? Sì, dobbiamo salutare. Chi? Maria Antonietta, sempre da Pescara. Maria Antonietta. Mamma mia, bella Maria Antonietta. Maria Antonietta, ciao Maria Antonietta, un saluto anche a te. Comunque il numero è sempre quello, 380 1836 407. Salutiamo tutti voi che ci state ascoltando dal Gargano e oltre, a quanto pare, e continuiamo sulle frequenze di Onda Radio a portare avanti Good Vibes, l'insegna della reggae music, parlando di Rafael dal cognome impronunciabile. Sì, io non l'abbiamo riportato perché era una cosa stranissima, sapete,
come abbiamo vabbè, detto ricordiamo prima. Di origini nigeriane, quindi un cognome chiaramente un po' difficile. Tant'è che il suo diciamo il suo album di debutto da soli, era un alfabeto morse, volevo dire un alfabeto morse. No, no, mi ha confuso Movad che faceva svidagna. Di debutto da solista, appunto si chiama My Name is Rafael. Forse pure lui ha deciso di tagliare il cognome, no? Selly ha detto io il cognome non lo metto. Un bellissimo album del 2012, quindi precedente a Mind vs. Soft, di cui vi abbiamo parlato precedentemente, che è uscito sotto l'etichetta inglese Peking Records, e insieme alla collaborazione di Bizarre Records, con 8 tracce che potete trovare in free download su internet senza nessun tipo di problemi. Quindi diciamo questi due gli ultimi lavori di Rafael fatti da solista, My Name is Rafael e il successivo Mind vs. Soft. Andando avanti vi facciamo ascoltare un altro pezzo sul Melodical Fire Rhythm, sempre di Rafael. Il pezzo si chiama Still Burning e segue un po' la via dello Still Blazing che portiamo avanti noi all'ultima spiaggia. Separation and evil aggression keep throwing cold water on me, but still I'm burning. Still I'm burning. Oh, while my generation is paying someone else's debt, life nowadays is always on the threat. Hot is the weather, but cold is the sweat. Peace and harmony is really hard to get. It's a rough when you don't have nobody to count on but yourself. It's so tough if you refuse to be just another dumb puppy on a shelf. A lot of obstacles in my life make me feel worries and strife. Still I'm burning. Still I'm burning. Still I'm burning. Separation and evil aggression keep throwing cold water on me, but still I'm burning. Still I'm burning. Envy, jealousy, fake courtesy, backstabbing philosophy. Money is their divinity. So much pain and iniquity. No peace, no love, no sympathy. Wonder if is there a place for me. What about that sweet unity? Money drop down the levity. A lot of obstacles in my life make me feel worries and strife. Still I'm burning. Separation and evil aggression keep throwing cold water on me, but still I'm burning. Still I'm burning. Life is a war, so while me a warrior, man a rise up, jump over the barrier. Hot the situation, but cold is the threat. I and I stay away from the evil net. No peace, no love, no sympathy. Wonder if is there a place for me. What about that sweet unity? Man, it drop down the liberty. A lot of obstacles in my life make me feel worries and strife. Still I'm burning. Still I'm burning. Still I'm burning. Still I'm burning. Separation and evil aggression keep throwing cold water on me, but still I'm burning. Still I'm burning. Generation is paying someone else's debt. Life nowadays is always on the threat. Hot is the weather, but cold is the sweat. Peace and harmony is really hard to get. It's a rough when you don't have nobody to count on but yourself. It's so tough if you refuse to be just another dumb puppy on a shelf. A lot of obstacles in my life make me feel worries and strife. Still I'm burning. Still I'm burning. Still I'm burning. Separation and evil aggression keep throwing cold water on me, but still I'm burning. Still I'm burning. Ok, ok, questo è sempre Pull Up Again, Bigfoot Sound. State ascoltando la voce di Rafael sulle frequenze di Onda Radio. Con Still il... on burning, no? Still on burning come noi del resto. Stiamo prendendo fuoco pure noi qua dentro stasera. Piano, piano. Comunque... chissà come arriviamo alla fine, come i piloti di Formula 1 più magri di 3 kg. Nini, noi speriamo che tu ci stia ascoltando e ti proponiamo. Niente, di... lo split. No. No, non di mettere uno split, di Lazio. Spostare la sede estiva di Onda Radio all'ultima spiaggia. No, ottima facciamo idea. Facciamo così.
Così perfetto. Un tuffo tra una canzone e l'altra, uno si fa un tuffo, rientra e siede di nuovo online operativo e possiamo portare avanti pull up again anche durante l'estate, perché effettivamente 24 ore su 24 è proibitivo, è proibitivo veramente condurre così. Stiamo dai schiumando, però ne siamo ben felici perché abbiamo la nostra fida compagna Peroni che non ci abbandona mai e portiamo avanti quest'ultima puntata di pull up again. E schiumando schiumando continuiamo a parlare di Rafael, che vi ricordo sarà ospite all'ultima spiaggia di Bigfoot Sound venerdì 26 giugno. Senti, ma hai fatto un corso di pubblicità da Berlusconi? Pubblitalia. Pubblitalia, da Dell'Utri. Insistente, grande Selli, però. Martellante. Sì, sì, martellante. E non ci stancheremo mai di dirlo. Ragazzi, non si sta, no, cioè, non si batte, non si perde un colpo. E abbiamo ancora due settimane quasi di spam da fare, quindi regolatevi un po', figurate. Sarà un po' come Scaramucci, quindi cioè, abbiatene. Se non vieni, Selli ti mena. Se non vieni, ti meni, no? Dai, continuiamo a parlare di Rafael. Andiamo al 2012, che lo vede registrare un bel vinilazzo, come si faceva una volta, un bel vinile per l'etichetta inglese, la Peking Records, che si intitola Good Old Vibes. Diciamo proprio per sottolineare, no, il rapporto con la Foundation. Esattamente, esattamente. Instaurato e valorizzato dai suoi viaggi in Giamaica, come abbiamo detto prima. E appunto, e oltre a questo vinile vede anche la pubblicazione di un EP che prima, My Name is Rafael, lo ricordiamo, con la Bizzarri Records, in 8 track, composto da 8 tracce in free download. Cercatevelo un attimo su internet, scaricatevelo, così vi preparate per, esatto, la serata. Esatto, venite belli pronti, belli carichi, anche perché, esatto, ci sarà davvero tanto da cantare. Andiamo poi al 2013, che lo vede finalmente al debutto come solista, come abbiamo anche ricordato precedentemente, con l'album Mind vs Earth, quindi cervello, mente contro cuore. Mico, hai visto come didattico Sally Marshall? Hai visto che roba? Ma una pronuncia. No, ma manca, ti stupisci. Manca scuola. No, ma tu non lo sai, ma una puntata è venuto qua col quadernino degli appunti. Sì, vabbè, ma era la puntata di Laurin Hill. Manca scuola, vedi, quello, lo vedi. Ma tu l'hai quello visto mai rispetto, prendere appunti? Dai. L'hai mai visto venire a scuola con una penna e un quaderno? Sì. Ma che zero. Cioè, ragazzi, io ho stivato, ho detto, cazzo, pure a Paghen c'hai potere. Quindi ricordiamo, lasciatemi finire di dire, però, e non mi interrompete tutte le volte. Era l'ottobre del 2013, scusa. L'album da solista si chiamava Mind vs Earth, veniva pubblicato dall'etichetta Eerie Vibration Records. E diciamo, Mind vs Earth, che lo vede impegnato nell'omonimo tour, impegnatissimo più che impegnato, con più di 130 concerti e che toccherà 15 paesi diversi tra Europa e Sud America. No, io volevo dire, fatto come Colombo, prima spaccato in Europa e poi è andato pure in Sud America. Pam! Volevo ricordare proprio questa, l'ho detto già diverse volte, ma questa Aero Vibration Records è veramente un'etichetta che diciamo gli aficionados di reggae music, i massicci devono andarsi a spulciare, perché veramente tira fuori delle produzioni davvero belle in un panorama in cui tante volte la musica non è molto bella, diciamo così, non è molto apprezzabile, perché la musica reggae, ovviamente, con tutta l'importanza che ha, tira fuori un sacco di roba, e tanta, purtroppo, non è immondizia, ma ci siamo quasi. Ecco, Aero Vibration Records è una delle etichette che negli ultimi anni ha dato veramente sempre soddisfazioni, non ha, un non ottimo ha perso gusto musicale, veramente un colpo. Abbiamo sentito delle rhythm e la Work Off, neanche a dirlo, è una rhythm di Aero Vibration Records, quindi andatevela a sentire e spulciatela, perché è sempre meritevole di attenzione. E passiamo al prossimo pezzo, questo pezzo appunto che fa parte di Mind vs Art, che ha appena citato, già citato Selli. E il pezzo si chiama What About Us, che dire di noi, con il featuring di Scaramucci. What about us? I don't know. What about us? I don't know. What a bangarang in this year times. Equal rights and justice out of sight. Them a gone so wrong and I'm set them right. Time to fight, my bullets are fiery rhymes. No care about the earth, no care about the sea. No care for you and no care for me. Politicians are really there with category. Them no give a damn for the humanity. For so much rich and have it all much so plenty. But in them heart about love it's so empty. Some don't realize about the royalty of the world and the planet gave by God. So them running down the gold and diamond and money, and a fuss and a fight and a act funny, and them will sell them soldiers for vanity, while the poor still a live in a poverty. One kept spending too much money,
and me sit them belly full. What about us? I don't know. What about us? I don't know. And I'm sending all them robots searching water up on Mars. What about us? I don't know. What about us? I don't know. So we chant for the mamas all day hustling, to make them youth go to school and make them eat a dumpling. And we chant for the fathers, I'ma fly up a rent, work hard, save money, send them back a country. So we chant for the juveniles, kings and queens, you deserve all the best this life can get. So don't pull around, stand up and scream, we are the future. Yo, what about we? One man knows that them no care of so much no one for share. And the struggles that we face, the most things that we fear. So them spreading old par rumors and war of fear. And the world for propaganda where them spread out there. Of the whole fucking world, them living in fear. Everybody them aware about the nuclear and the explosion that it would cause out there. So they spend out all the money pan war of fear. They kept spending too much money. I'm a simple belly full. But what about us? I don't know. What about us? I don't know. And them sending all them robots searching what's on the Mars. What about us? I don't know. What about us? I don't know. Much money, I'm a them belly full. But what about us? What about us? And I'm sending all them robots searching water up on Mars. What about us? What about us? Wow. Them kept spending too much money. I'm a them belly full. What about us? I don't know. What about us? I don't know. And I'm sending all them robots searching what's on the Mars. What about us? I don't know. What about us? I don't know. Fire burn them. Fire! Burn them, burn them, burn them. Baba burn them. Fearless Babylonians, let the fire burn them. Yeah, you know this is Scaramucci. Raphael. The original Ragamuffin. In a collaboration. Yo! E l'avete sentito, la Scaramucci insieme a Rafael. I gamberetti. Sono arrivati? Sono arrivati al posto? È arrivato un gamberetto. Uno solo, solo per Selli. Eh sì, c'era buono. Scritto Selli sulla, sì. sul gamberetto. Rafael e Scaramucci l'abbiamo già visto live qui a Vieste al Quasenada Beach Club tempo fa, il 1° giugno esattamente. Rafael lo vedremo tra poco il 26 giugno. E bellissimo questo pezzo, What About Us. E noi nella pausa, presi bene dall'entusiasmo dell'ultima puntata, abbiamo ufficialmente deciso di mettere in piedi una mini dancehall privata qui all'ultima spiaggia qui al porto di Vieste, quindi presso gli studi di Onda Radio all'ultimo gabbiotto. Se prima avevate una minima intenzione di raggiungerci, ora avete un buon motivo per farlo. Venite qui, abbiamo un paio di pezzi dell'impianto, mettiamo la console di Mico, ci divertiamo un po', e Ganna Mare, come si dice a Vieste, fronte mare. Ci sono i baretti che hanno aperto e ci mesciono da bere, sì, quello che volete, mescita di bevande. Sì, andiamo là, vediamo un attimo che fare. Comunque, dancehall privata qua a Onda Radio, la sede di Onda Radio, la facciamo per salutare degnamente, diciamo, questa prima fase di Pull Up Again, sperando che ce ne siano altre e più durature, più longeve di questa. Quindi, detto questo, ci andiamo a sentire gli ultimi due pezzi previsti per oggi. Il primo che vi facciamo ascoltare sta partendo sotto, se Bruce Wayne può indugiare, ha indugiato, e se fa sempre parte di Mind vs Art, si chiama Cool Down con il featuring di Michael Rose, sempre Rafael su Pull Up Again. Exactly.
Babylon a fight to start. Bella 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 anni e anni di Scary Movie, a proposito di Scary Movie, approfitterei per salutare l'ammiraglio che si è ufficialmente messo in connessione con noi. Bella, ammirallo, bella, bellissima, da Bergamo, è partito anche il Gaddianus. D'accidente, Admiral, ancora un altro po', poi ci raggiungerai qui sotto le palme gemelle dell'ultima spiaggia. Purtroppo per noi. Purtroppo per noi, vediamo Tonzio quando dove vai, poi magari se no lo rimandiamo a Bergamo. 380186407, ci raccomandiamo con voi, oltre a scriverci, di raggiungerci assolutamente qui alla sede di Onda Radio, perché ci stiamo organizzando per mettere un altro po' di musica qui e tirare fino a tardi e festeggiare degnamente quest'ultima puntata di Pull Up Again. E più ne siamo, più ci divertiamo, no? Come al solito. Tila morning. Esatto. Ma dici... si dice in russo anche così, uguale? No, dotra. Dotra. Facilissimo. Sto male. Come si dice sto male in russo? Ora. Io valeo. Tila morning si dice dotra. Pensavo sto male. Facciamo l'angolo culturale di Pull Up Again. Oggi impareremo il russo, ragazzi. Rafael, come si dice? Ultima spiaggia. Dai, ultima spiaggia in russo. Non ci sono le spiagge, non esiste. Последний пляж. Hanno invaso l'Ucraina proprio per avere le spiagge, sismo. La Crimea. L'ultima Crimea, che ci sta là il Lido. Ragazzi, divaghiamo anche sul politico qua, però ci abbiamo l'amico nei russo. Non vedo l'ora di vedere Vladimir Putin, no, con il microfono in mano ad aprire i mondiali del 2018. E che no, che lancia Big Chun dal palco dell'ultima Crimea. Va bene. Comunque, noi abbiamo deciso di invogliarvi ulteriormente, veramente adesso, no, facciamo un saluto serio. Vi salutiamo davvero di cuore, vi ringraziamo per essere stati con noi durante tutte queste puntate. Per noi è stato davvero un piacere, un divertimento essere qui, un impegno anche, diciamo, abbastanza, però non troppo, non l'abbiamo mai preso troppo seriamente. Qualche martedì è quando saltato, c'era da rimandare, no? Abbiamo rimandato, esatto, ma sempre per giusta causa. Però ci ha fatto davvero piacere il riscontro che ha avuto questa bella iniziativa che abbiamo iniziato un po' per gioco, un po' per noia. Scommessa. Per scommessa. E comunque ci ha fatto anche tanto piacere il crescendo di amicizie, esatto, comunque di ascoltatori che c'è stato dalla prima all'ultima puntata, che oggi ci avete subissato di messaggi. Vi abbiamo salutato, speriamo tutti. Non dimentichiamo nessuno, amico Dread, magari. No. Ci ha salutato qualcun altro nel frattempo. Sì, l'avevo dimenticato. Ecco, vedi. Attenzione. Bella, attenzione. Dai, chi ci saluta? Salutiamo. Ci saluta Michele. Uh-huh. Bella, Michele. E Roberta, però non quella di Ancona, ma una. Un'altra. Una di Vieste. Bella, ragazzi. Roberta. Grazie ancora. No, poi dicevo, cioè, siamo partiti che eravamo in tre, no, amico, eravamo in due qua. E ogni volta una puntata sempre più gente. Ci ritroviamo sempre una ventina sempre di persone. Più birre. Stasera sempre manca più Robertino. Quello di solito arriva agli ultimi 5 minuti. È vero, sì, grande Robertino. Però magari ci ha sentito che restiamo qua oltre la puntata. Allora me la prendo più con calma delle altre volte. Più con comodo. Una bella soddisfazione pure tutte le interviste che abbiamo fatto, la possibilità, insomma, di confrontarci anche con artisti che non conoscevamo e che abbiamo avuto il piacere di conoscere e di parlare insieme. Ricordiamo tra gli altri Lion D, uno che non conoscevamo, esatto. Abbiamo avuto il grandissimo piacere di conoscere e vi abbiamo presentato il suo ultimo album.
Abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di parlare insieme a Torreg con, esatto, tramite il Red Dog, scusate, stavo per dire Bumbazzo, il fratello, però abbiamo avuto modo di parlare anche con Tonzio, no? Esattamente, grandissimo. Admiral Tonzio. L'uomo gabbiano, Birdman. davvero una bellissima esperienza. E... ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi insieme a noi. Noi vi diamo appuntamento con lo Steel Blazing da ora in poi solo all'ultima spiaggia. Abbiamo un sacco di appuntamenti bellissimi. Stiamo per ufficializzare definitivamente il calendario di questo 2015. State sintonizzati sulle nostre pagine perché e ne vedrete delle belle. Quest'anno ne vedrete davvero delle belle e delle importanti, lasciami anche dire. Sì, come non se ne sono mai viste da altre parti, possiamo, esatto, dirlo. Intanto rinnoviamo l'appuntamento, uno quello che non abbiamo ricordato finora, che è per venerdì 19, quindi subito il prossimo venerdì, che è all'ultima spiaggia con Leo Soldano, Ippolita e Donato. Sì. E poi vi ricordiamo il nostro appuntamento ufficiale di Bigfoot Sound venerdì 26 giugno all'ultima spiaggia, Rafael, Bigfoot Sound, Pondi Sound. Ricordiamo anche che dalla prossima settimana l'ultima spiaggia non sarà solo di venerdì ma anche di martedì. Esatto, esatto, martedì e venerdì all'ultima spiaggia, non prendete altri impegni. Salutiamo Bruce e ricordiamo Wine. Anche che mercoledì 24 siamo al Caffè del Mar per l'ultima presentazione della serata, esatto, del 26 giugno, Madonna, venerdì. Basta. Rafael all'ultima spiaggia. Li abbiamo confusi adesso, vi ascoltate. Ma non l'ho ancora detto. Un saluto. Scarra. Musica. Un saluto in regia a Bruce Wine e Waileo. Contributo preziosissimo loro. Un salutone a Morad che è stato qui con ciao noi you. A fianco. Stato un piacere. A tutti gli amici che ci hanno raggiunto, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato anche per questa puntata. Che avete avuto la pazienza. Esatto, e tutti quelli che sono in giro nei dintorni di Vieste, nei meandri del porto turistico. Vi aspettiamo. Per invogliarvi a venire qui, abbiamo deciso di dedicarvi questa canzone con cui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima stagione di Pull Up Again, il reggae radio show di Onda Radio. Bella Wagyu, bella ragazzi, bella, è stato un piacere, è stato bello, alla prossima, yo! We smoke, we not stiff Charlie. So me have to pick up the legend Bob Marley. Very phone any time girl call me. Same so we boss see Roberto Cavalli. Cardi a yadi, Cardi a yadi. We love Benz and Bimas and Hardy. Cardi a yadi, Cardi a yadi. We love Benz and Bimas and Hardy. Benz and Bimas and Hardy. No call no be. Onda Radio Pull Up Again, l'ultima puntata. Non potevamo fare altro che chiamare questo pull up. Davvero, mettetevi un paio di ciabatte, qualsiasi cosa avete se siete a casa, buttatevi giù, raggiungeteci qui sul molo, un poco del burdel, come piace tanto fare a noi. Non siamo mai stanchi di spingere reggae vibes. Stiamo qua alla sede di Onda Radio, raggiungeteci un attimo, montiamo tutto in un secondo e facciamo un sacco di bordello. Calmi a Marley, Onda Radio Pull Up Again, Stylo G, Bigfoot, Bigfoot Sound. Sound, già lo sai qual è il suono, reggae music tonight. Take the Bima, take the Benz, take the Lexus from me. Call me a yardie in a major and got it. We still a party, y'all, when we reach 40. Fly go America, me see some real yardie. They are Africa with Naya Bingi a party. Japanese yardie, European yardie. Everywhere we turn, money earn, we a yardie. We are Jamaicans and we proud of our nation. But when we fly out, them car, we a yardie. Call me a yardie, call me a yardie. We know Benz and Bimas and Hardy. And party, no candle, we not the club, we not party. Give me the Hennessy, we not drink, no Bacardi.
man we come a ningi ningi nanga nanga lippy lippy lappa just a flip and just a flappa. She no want a man we come a chitty chitty chatter and a give her headache like Nelly and Flabba. She no want a man we come a press a road stress a road run over like him a press a. She no want a man we come a ningi ningi nanga nanga lippy lippy lappa just a flip and just a flappa. She no want a man we come a chitty chitty chatter and a give her headache like Nelly and Flabba. She no want a man we come a press a road stress a road run over like him a press a road. She no want a man we constantly get paranoid. She want a like the real McCoy. She no want a man we love his talky 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 all up in her ears like a walkie talky. She want fi go out and party. No want a man fi have up on leash like him a wardy doggy. She no want a man we come a ta 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 yiki kiki bang a laughing when nothing no funny. She no want a man will have to clown around and look around like say it's a blinking brick around at the top. She no want a man that is a freaky freaky love for using beaky beaky when them fear use him. She want a man that is a charmer, yeah. She want a man to beaty beaty not like what Chris Brown the poor real. From Gargano, king of the beaches, Bigfoot, the bodies, hey, Bigfoot song. The kings of the beaches. I'm gonna meet them, gonna represent the Bigfoot song of Gargano every time the sun has set. The king of the Bigfoot song! Pull up the vibes that you're playing. Can you play some more? Can you play some more? Yo, you're more than you're more than you're like, yeah. But you're more than you're